Bentornati a Piazza Romulo. Sono qui con l'amico Filippo Meiattini, che ormai mi accompagna, insomma, tutte le volte che c'è questa nostra trasmissione. Siamo qui un po' a rimestare nei nostri contatti per capire se ci sono delle novità, se a Milano sta succedendo qualcosa, non so. Però ad ora, onestamente, se dobbiamo essere onesti, vi deludiamo perché non abbiamo molto da dirvi, però non so. Sono girate un po' di voci oggi, no? Sono girate tante voci, ci siamo stati abbastanza dietro, ma a quanto abbiamo almeno capito, niente di troppo concreto. Qualche giocatore è stato proposto, forse sì, forse no. Non c'è niente di ufficiale e probabilmente non siamo neanche vicini a niente di ufficiale. E si sono appunto rincorse delle voci con dei nomi più o meno improbabili o probabili, ma non saprei neanche se citarli o meno, perché non vorrei poi dopo fare peggio, però insomma. Ci sono state delle voci intorno a questo Luca Miracoli, ma delle voci, cioè dei siti specializzati lo pubblicano, poi non si capisce se in realtà, certo, non fanno sobbalzare sulla sedia Luca Miracoli, questo giocatore di cui si è parlato, ma ripetiamo, potrebbe essere destituita di ogni fondamento questa notizia. Gioca nel Como, una punta di 1,91, 28 anni, ha fatto solo due gol. Praticamente è stato espulso le stesse volte, cioè c'ha due rossi diretti e due gol. No. E l'anno scorso era nel Brescia, ma non venne mai convocato fino a gennaio, quando poi passò alla Sicula Leonza, dove fece 4 gol. Ma lo diciamo così, come riempitivo lo usiamo. Usiamo Luca Miracoli come riempitivo. Ora magari durante la trasmissione, nelle pause, facciamo qualche, tentiamo di contattare i diretti interessati, non sarà facile, però ci proviamo. Sappiamo che Vaira è a Milano, credo sia stato raggiunto a questo punto anche da Trani e da Guerri. Immagino di sì, perché ormai mancano poco più di 24 ore alla chiusura, quindi ora o mai più. La piazza aspetta, però vorrebbe, però io non ho capito bene se veramente, no, perché il grande quesito è: meglio un giocatore che spacca, che arriva e che fa la differenza, che poi magari lo saluti a giugno perché chiaramente verrebbe in prestito, oppure meglio un giocatore di prospettiva comunque che magari te lo ritrovi? No, non lo so, è molto difficile da dire. Non è che voglio dire quest'anno è da buttare no ecco, esatto, però, sì. Probabilmente dipende dall'obiettivo di quest'anno. Se l'obiettivo di quest'anno è, diciamo, la promozione, mettiamola così, è sicuramente meglio un giocatore che arriva e fa la differenza. Se c'è un po' più di pazienza di costruire qualcosa, si può anche puntare alla prospettiva, ma sinceramente, anche vedendo un po' l'umore della piazza, non mi sembra che ci sia tanta voglia di vedere un altro giovane di prospettiva. A me sembra che ci sia voglia di vedere qualcuno che viene e fa gol. E fa gol, e non sarà facile perché soprattutto in Lega Pro non è che ci sia tanto materiale. Poi c'è da dire una cosa molto importante, che la Robur, con l'arrivo di Icardi, ha riempito gli slot cosiddetti dei prestiti, esatto, per cui se parliamo di Serie B, perché quando si arriva al mercato in Lega Pro si fa sempre un accenno alla B: ah, qualcuno che in B non gioca, qualcuno che in B si è rotto le scatole, qualcuno che in B vuole cambiare aria, però la Robur, a meno non lo acquisti, non credo, dovrebbe prendere un prestito, ma in questo momento la Robur non può fare prestiti perché tutte, diciamo, le caselle disponibili per i prestiti sono occupate, quindi c'è questa voce che parla di Andreoli, potrebbe andare via perché non trova spazio. No? Andreoli potrebbe andare via, Ortolini potrebbe andare via, nel caso di Ortolini poi però gli attaccanti da prendere sarebbero due, non più uno, quindi non è che risolvi chissà cosa. È più probabile che i vari Andreoli, anche di Argento si è parlato, forse sono loro gli iniziati a lasciare la Robur, ma ancora, come detto, non c'è niente di concreto, ma nel giro di un giorno sapremo come andrà. Ortolini ha molte richieste, sembra ci sia quasi una gara su di lui, non è che ci stiamo sbagliando, no? Perché poi magari lo diamo via e fa 20 gol, no, non lo so. Io ho la mia teoria, e lo so che non è molto popolare, che tutti vogliono l'attaccante, che fa sognare, eccetera. Io dal mio punto di vista, le lacune più evidenti di quest'anno, cioè capita di avere un attacco un po' che è in difficoltà, però poi alla fine i gol qualcuno le fa. Io trovo che la difesa sia messa parecchio peggio, cioè ho provato a fare un conto di dove si sarebbe nelle posizioni di classifica se non avessimo fatto un po'
non dico tutti, un po' degli errori clamorosi che si sono visti dietro, e onestamente secondo me si sarebbe secondi, però capisco anche la piazza e vuole l'attaccante, poi del resto è partito un attaccante, quindi... Sì, quello sicuramente, se ne parlava anche dopo la partita l'ultima contro Lecco, che forse anche un difensore male male non farebbe, però chiaramente adesso l'attenzione è sull'attaccante, il difensore sì, è anche perché Baroni è fermo ai box, non sappiamo quando rientrerà, oggi si è allenato fuori dal gruppo, quindi... Ci sono brutte notizie da questo punto di vista, perché addirittura sono stati quattro i giocatori che hanno fatto allenamento differenziato oggi, quindi Baroni, sappiamo l'infortunio, hai detto te, alla spalla subito a Olbia, Cesarini che ha avuto dopo la partita di Carrara un riacutizzarsi del problema generato dalla partita casalinga in Como, e poi anche Vassallo ha avuto un problema al polpaccio, non sembrano cose gravi, e anche Serrotti che è anche uscito durante la partita del Lecco perché aveva preso, come si dice, il cognacchino alla fine del primo tempo e poi è stato sostituito, e quindi speriamo di poter recuperare quantomeno Vassallo e Serrotti. Insomma, su Cesarini e Baroni ho qualche dubbio, onestamente, sì. Però vediamo, insomma, non è escluso, insomma, che possano essere a disposizione dell'allenatore, la vedo un po' dura, però insomma, guardiamoci anche, allora, 339 15 20 060 se volete interloquire con noi, mandarci dei messaggi, farci sapere quello che pensate, noi le commenteremo, comunque le leggeremo, e nel frattempo ci andiamo a vedere gli highlights di questa partita con il Lecco, che ha lasciato più di un'amarezza, vediamo. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Alla Franchi arriva il Lecco guidato dall'ex D'Agostino. I Lombardi sono tra le squadre più in forma del campionato e nelle ultime 7 gare hanno ceduto solo al Pontedera. Gli ospiti si sistemano con un 3-4-1-2 in campo, anche l'ex Bolzoni. Dal canto ripropone il 4-3-1-2 con Gerli che ritorna in regia e Arrigoni mezzala. Sugli esterni Lombardo e Migliorelli. Tutte e due le squadre sono alla ricerca di continuità e la gara si preannuncia molto viva. Subito un serio pericolo per la Robur al terzo minuto, Milillo non contenuto da Migliorelli, crossa indisturbato. La palla finisce a Bastrini a cui viene lasciato molto spazio, tiro in porta del fantasista sul quale Confente mostra le sue qualità e alza sopra la traversa. Al tredicesimo Gianluca D'Auria ci prova dalla distanza con un tiro a girare ma la mira è sbagliata. Ottimo break di Serrotti al sedicesimo, palla a Guidone che tira nonostante la palla sia sul piede debole e purtroppo non serve D'Auria alla sua sinistra che era libero in area. Al ventesimo è Vassallo che porta palla, serve Lombardo che mette un interessante invito in area, ma Guidone non intercetta di testa e D'Auria viene murato da un difensore. Al ventiquattresimo è Tommaso Arrigoni a cercare la via del gol, ci prova di sinistro ma il tentativo non va a buon fine. Robur che sembra mettere pressione agli avversari, un minuto dopo Serrotti viene steso in azione di ripartenza da Bastrini a cui il signor Marco D'Ascanio mostra il giallo. Rischia l'espulsione diretta al giocatore lecchese ma c'è malgrati tra lui e il portiere. Al ventottesimo ancora una chiusura imprecisa di Migliorelli, favorisce l'incursione di Carissoni che mette bene per Falhamet che per un soffio non riesce a colpire. Al trentesimo D'Auria prova la conclusione ma perde la coordinazione e cade facendosi anche male, poco dopo si riprenderà. Al 34esimo bel cross tagliato su punizione di Lombardo per Guidone, l'attaccante si fa trovare pronto di testa e insacca, ma si trova in fuorigioco e il gol viene annullato. A giudicare dal replay sembra giusta la chiamata del guardaline. Il Lecco è vivo più che mai e mette sempre in difficoltà la retroguardia senese senza mai chiudersi dietro. Nel secondo tempo al 50esimo buona occasione per gli ospiti, Strambelli mette in area per Falhamet che anticipa Buschiazzo, Confente molto bene, respinge in angolo. Al 52esimo ancora Lecco e ancora Strambelli che chiude deliziosamente un triangolo con Negro che prova una palombella che non viene premiata, Robur in grande difficoltà. Lo è ancora di più qualche minuto dopo quando il Lecco preme in area e la difesa colleziona una serie di errori che a volte non si vedono in un'intera partita. Alla fine ci prova Strambelli di giustezza ma la palla finisce fuori.
Ciambelli fa ciò che vuole al 60esimo, mette una palla di esterno sul secondo palo. Lombardo fallisce la diagonale e Negro si trova tu per tu con Confente. Diagonale velenoso e il palo salva la Robur. Sulla respinta si avventa Carissoni, dimenticato da tutti, e sbaglia un gol fatto. Bianconeri fortunati nel frangente. Al 61esimo Bastrini commette su Lombardo un fallo fotocopia di quello precedente e si prende il secondo giallo. Lecco in 10 per mezz'ora di gara. Davvero ingenuo l'intervento del numero 31 che lascia i compagni in inferiorità numerica. Poco dopo Arrigoni entra in area, Yusupa gli rovina addosso in modo plateale e l'arbitro concede rigore. Lo stesso Arrigoni che con decisione prende il pallone e lo mette sul dischetto. Portiere spazzato, palla angolatissima e Siena in vantaggio con un uomo in più a circa 20 minuti dalla fine. Sembrerebbe l'occasione propizia per prendere i tanto sospirati 3 punti in casa. Ma così non è, grandissima ingenuità di Buschiazzo che trattiene i giudici in area. L'arbitro non ha dubbi e concede il penalty agli ospiti. Nel replay si può vedere come fa l'Amet, anticipi D'Ambrosio molto bene, come Buschiazzo ormai saltato commenta fallo, rigore netto. Si incarica di tirare Strambelli e per Confente non c'è nulla da fare. Lecco che in 10 uomini recupera il pareggio, che va comunque sottolineato, è più che meritato. La Robur non riesce a mantenere la concentrazione e rischia addirittura di andare in svantaggio con il subentrato Maffei, che approfitta della dormita della difesa e si incunea tra Lombardo e Buschiazzo, che forse tocca anche con il braccio, poi tira clamorosamente fuori dallo specchio. La Robur contestata dai tifosi ci prova fino al 95esimo, ma non c'è nulla da fare e ancora una volta rastrello stregato per gli 11 di dal canto, anche se in questo caso forse gli ospiti hanno molto da recriminare e da recriminarsi. Nel prossimo turno i bianconeri saranno in casa della Pro Patria per poi ritornare al Franchi per affrontare la capolista Monza. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. E quindi insomma anche questa volta la gente è uscita dal rastrello nervosa. Ricordiamo Robur 8 vittorie fuori casa, solo 2 in casa, non stiamo a fare i numeri che ci piglia male. È chiaro che questo andamento assurdo ha condizionato l'ambiente, perché se anche 5-6 delle 8 vittorie hai fatto fuori l'avevi fatta in casa, se non altro c'era un'atmosfera più... Poi secondo me questa contro Lecco ha fatto male perché... c'era stata la vittoria contro Olbia, c'è stata l'occasione di vincerla, questa l'ennesima occasione, perché la Robur era in vantaggio e poi per veramente una sciocchezza con sì. La S maiucola, sì, una super sciocchezza, due super sciocchezze unite, sì. Ora devo dire che D'Ambrosio stavolta non aveva fatto una partita da buttare, no. Però si è fatto anticipare, di testa senza neppure saltare, e Buschiazzo ha combinato veramente un frittatone. E vabbè, niente, noi andiamo in pubblicità e torniamo per la seconda parte di Piazza Robur. Eccoci tornati in studio, non ce l'abbiamo fatta nella prima parte, lo facciamo ora, poi torniamo a dirvi un po' di novità o comunque di rumors, come si dice, però sentiamoci ciò che ha detto Tommaso Arrigoni in sala stampa, che soprattutto diciamo la parte direi finale in cui fa una specie di appello spassionato all'ambiente. Sentiamo Tommaso Arrigoni. Non so cosa dire, la prima cazzata, non lo so, è difficile da commentare perché non si possono fare errori così e purtroppo stiamo passando un momento un po' particolare e qui c'è bisogno di tutti, che dobbiamo stare tutti uniti, perché comunque anche le altre stanno faticando come noi, siamo tutti lì e bisogna stare tutti uniti. E so che comunque i tifosi non vuoi non vuoi sono incazzati, ma noi siamo i primi incazzati, perché quando c'è da fare uno scalino non riusciamo mai a farlo, quindi i primi delusi siamo noi. Abbiamo delle difficoltà e abbiamo anche dei limiti e bisogna che ne usciamo tutti assieme, dobbiamo veramente riuscire a fare questo scalino che ad ora ci manca. Il momento che va in vantaggio e comunque loro sono in un in meno, devi gestire meglio alcune situazioni, il rigore
cioè, è successo, è stato un errore individuale che ci può stare, però noi dobbiamo gestire meglio alcune situazioni e ci mettiamo del grande impegno, stiamo bene assieme, quindi abbiamo bisogno di far punti e che l'ambiente si sostenga. Cioè, anche dal campo è brutto sentire certe cose, io so che sono incazzati, però fino al 90° noi potevamo far gol, potevamo segnare, cioè li abbiamo schiacciati gli ultimi minuti. Se ci danno una mano magari la riusciamo a ribaltare una partita del genere, e poi si apre un altro campionato, ragazzi. E noi dobbiamo vivere anche su queste situazioni. Abbiamo bisogno di tutti. E noi abbiamo delle difficoltà e abbiamo dei limiti. Però se loro ci danno una mano, noi lo accettiamo. Se loro non ce la danno, andremo avanti con le nostre forze, non so cosa dire. Allora, dunque, Tommaso Arrigoni, lui incarna un po' l'anima di coloro che senza dubbio hanno sempre dato il massimo, e lui ha dato anche più di questo, non ha dato solo l'impegno, ha dato gol, ha dato qualità, quantità, e quindi da un certo punto di vista si è messo un po' sulle spalle questo discorso nel dopogara, fa un appello ai tifosi e come dire, noi siamo questi, già ci abbiamo problemi, se poi dopo voi ci zompate addosso, però vabbè, i tifosi hanno preso la loro linea che è quella della critica alla squadra, e quindi i giocatori professionisti sanno che è così, l'ambiente senese è un po' in questo modo, però è vero anche come hanno scritto alcuni nella trasmissione Roburopoli, noi ci abbiamo anche un messaggio qui da qualche parte, ma insomma comunque il concetto del messaggio è: ma se pensi che Siena sia una piazza che ti dà dei problemi, figuriamoci quelle per esempio al sud dove ti bruciano le macchine o ti aspettano sotto casa. In effetti comunque Siena ha fatto tanta di Villa A, tanta di Villa B negli ultimi 20 anni, e giustamente una piazza, il giocatore penso che arriva a Siena lo sa, no? Sì, cioè, non è che secondo me Siena non è una piazza, diciamo, pericolosa, normale, è una piazza che semplicemente vuole risultati, quasi li pretende, questo li diciamo pretende. È un po' questo è il problema, che non è sì, un problema. Infatti, allora vediamo un po' oggi tutte le voci si sono rincorse. Allora, nei vari siti le voci sulla Robur Siena riguardano Filippo Lora, che è questo trequartista del Ravenna che è in prestito dal Monza, quindi la proprietà è del Monza. Potrebbe venire a fare il settimo trequartista del Siena, diciamo, se vuole. Potrebbe, poi c'è appunto Ortolini, improbabile uscita, con Gubbio e Arzignano su di lui, anche qui c'è da verificare. Poi c'è Francesco Salvemini, che anche lui è un altro attaccante, che però come detto probabilmente non arriverà mai a Siena. Poi c'è Fano, c'è Barbuti del Fano, anche lui accostato alla Robur. Sì, ma lui è stato veramente escluso. Escluso, sì, così sì. Come Cascia, che è vero che ha rotto con il Piacenza, ma non vestirà probabilmente la maglia bianconera, per poi non parlare, ho trovato anche Iozzi che sì. Penso è una storia, morte e sepolta. Non lo so, poi se ci vogliono sorprendere con Cascia o Iozzi, facciano pure. Ora, gli ingaggi dei rispettivi sono assolutamente fuori da ogni possibilità, ma non perché la Robur non abbia possibilità, sono proprio cifre. Ricordiamo che Cascia è il terzo realizzatore di Serie B di tutti i tempi, cioè quindi insomma chiaramente i suoi contratti sono in un certo modo, gli Ozzi non so, escludo nella maniera più assoluta che possa fare questa cosa, e poi comunque dovrebbe, ritorniamo a dire, venire in prestito, e non è possibile venire in prestito alla Robur perché la Robur ha tutti i prestiti consentiti occupati. Vorrei dire due parole su una persona che ci ha lasciato il mondo del calcio giovanile senese, veramente un mito, lo definisco, e mi riferisco a Bob Fagioli, che lascia un grandissimo vuoto nella sua squadra, ovviamente parlo del Luigi Beroni 1972, una squadra mitica, chiunque abbia giocato a pallone a Siena e che stia tuttora giocando a Siena nei giovanili conosce questa squadra, e quindi ci ha lasciato. Lui veramente ha cresciuto centinaia e centinaia, non so se addirittura mi potrei allargare a dire migliaia, perché una vita veramente spesa per il calcio giovanile, una persona eccezionale, veramente una grave perdita, quindi noi ci associamo al lutto chiaramente della famiglia, ma di tutto il mondo sportivo
senese più che calciste, perché qui si parla di ragazzini, di scuola calcio, insomma, di quando, e soprattutto dei tempi quando andavamo a giocare con i nostri tacchetti di legno inchiodati alle suole, altri tempi nei pantani di Torre Fiorentina, e quindi insomma veramente sono molto dispiaciuto per questo lutto, insomma, per questa scomparsa di Bob Fagioli, e quindi insomma ci dispiace davvero molto. E andando avanti, direi di sentirci ciò che ha detto ieri in conferenza stampa il neoacquisto Icardi, che ha parlato appunto con la stampa, ha parlato della Roma, della situazione attuale, e ha dato il suo punto di vista. Vediamo Icardi. Più che positive per quanto mi riguarda, poi magari per quanto riguarda i risultati invece cerchiamo di fare un po' meglio sia a Carrara che l'ultima in casa, però sono molto fiducioso per il futuro. Sono qui infatti per cercare di raggiungere l'obiettivo, ed insieme a tutti i compagni e alla società che ho parlato. Quando sono arrivato con il direttore mi ha detto qual era l'obiettivo, ho visto i numeri della classifica e penso sia ancora adesso un obiettivo a nostra portata, e ti ripeto, sono fiducioso proprio perché ho conosciuto il gruppo, il mister, so che si può fare tranquillamente. Parlando con il direttore e il mister, loro mi hanno, io come caratteristica, una caratteristica proprio di inserimento, loro sanno che a me piace, ma diverte proprio andare a dare una mano agli attaccanti, attaccare lo spazio, trovarmi sempre lì davanti per dare superiorità, insomma, in azioni offensive, questo tipo. I ragazzi bene o male conoscevo, i compagni, perché ci ho giocato contro l'anni scorsi, e poi ritengo che non si è mai troppi, specialmente quando devi concorrere per obiettivi importanti. Ora sappiamo il Monza che purtroppo, cioè, avendo una squadra di quel calibro, sta facendo un campionato a sé, però ripeto, il secondo posto è la portata, e anche se si è 5-6 giocatori in quei ruoli, è giusto che ci siano, perché per dare un po' un ricambio, arrivare freschi fino alla fine, anche perché considerando i playoff di Serie C le partite potrebbero essere poche come tante, e dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo incontrato Carrarese e Lecco, due squadre un po', e Olbia, due squadre diverse. L'Olbia, se pensiamo che è ultima, comunque mette in difficoltà noi, ha messo in difficoltà il Ponte della settimana, la partita prima. È equilibrato e forse ci sono diciamo delle squadre che sono meno competitive rispetto all'anno scorso, tipo Provercelli o stesso Arezzo, che ha fatto un campionato diverso, però penso sia comunque un girone equilibrato, e si vede anche la classifica. Sotto il Monza siamo tutti nell'arco di 6-7 punti. Mi ricordo quella squadra l'anno scorso della Propatria, noi ci abbiamo giocato l'anno scorso con l'Entella due volte, abbiamo perso 6 punti in due partite, che abbiamo perso tutte e due le partite, quindi il campo loro è un campo però che ci può permettere di giocare. Abbiamo concesso un paio di occasioni troppo rispetto alle ultime due partite, anche quella Carrarese per esempio abbiamo concesso meno occasioni, abbiamo preso 3 gol e abbiamo concesso meno occasioni, è quella la cosa strana. Però siamo in un girone dove i piccoli episodi e soprattutto la concentrazione fa la differenza in determinati momenti della partita, poi questo campionato si vince soffrendo anche. E l'ho provato la mia pelle l'anno scorso, e non c'è bel gioco, non c'è nulla di nulla, sofferenza e concentrazione, e si va avanti. Purtroppo sì, io ho cercato di mantenere nel migliore dei modi la mia condizione, che in questa prima parte di stagione all'Entella ho trovato pochissimo spazio e ho cercato come meglio potevo di essere allenato e essere di propormi in una condizione molto più che presentabile a gennaio. Diciamo che ci sono mediamente riuscito, perché comunque questi 3 spezzoni l'ho affrontati abbastanza bene. Mi sono posto un paio di settimane massimo per arrivare ai miei livelli, quelli che comunque conosco e ricordo. E abbiamo sentito Simone Icardi, il neoarrivo, insomma, vabbè, lui dice è possibile, vabbè, siamo a 5 punti dalla seconda posizione, quindi insomma, in effetti, con quante partite restano, certo, però la Roma deve esprimere un gioco un po' più rotondo, diciamo, no? Sì. Che dici, perché? Assolutamente sì, lui può anche aiutare, perché come ha detto, ha caratteristiche offensive importanti di inserimento, e in una squadra dove si sta un po' faticando a trovare il gol magari anche Icardi può essere una risorsa. Finora l'abbiamo visto veramente pochissimo, sì, pezzetti, poi Sprazzi.
lo stesso dal canto ha detto che non, è, non era pronto, e quindi insomma vabbè, sarà destinato secondo me a, appunto, a giocare ancora qualche pezzetto e poi magari quando rientra in forma. Vorrei dire che il premio Robur 2019 conferito dal Siena Club ai fedelissimi quest'anno andrà alla memoria di Arturo Pratelli. Stiamo leggendo le cronache proprio in questi giorni della vicenda, insomma, sarà consegnato sabato 8 febbraio alle 19 nella Sala del Lupe di Palazzo Pubblico, che è stato concesso dal Comune per questa iniziativa. Tutta la città è invitata a partecipare. E poi a seguire, presso la sede del club dei fedelissimi in via Mencattelli, si terrà una cena il cui ricavato sarà interamente dovuto all'associazione Ollus Arturo Pratelli, che è in fase di costituzione e che sicuramente avrà delle finalità nobili. E quindi andate, partecipate, chi vuole può anche cenare insieme, tutti insieme, insomma, al club dei fedelissimi. A questo punto possiamo dare uno scoop. Abbiamo lo scoop, volete sapere? E niente, cioè oggi tutto fermo nel mercato a Milano, abbiamo delle notizie dirette, quindi insomma lo possiamo dire senza tema di essere smentiti. Esatto. E quindi non c'è stata nessuna operazione, non ci sarà nessuna operazione oggi. In generale tutto il mondo della Lega Pro sembra che non si sia mosso per niente, anche perché domani è l'ultimo giorno e domani ci saranno le corse, i contratti tirati da sopra la porta all'ultimo secondo. Sono esibizionisti, vogliono aspettare l'ultimo momento per farsi vedere di più. Noi vi lasciamo per pochi minuti, state con noi e poi torniamo con l'ultima parte di Piazza Robur. Eccoci qua per l'ultima parte, siamo nella parte finale. La bella notizia è che saremo arbitrati a Busto Arsizio, controllata da Luca Zufferli o Zufferli di Udine. È un arbitro molto interessante, in quanto ci arbitrò 4 volte, abbiamo vinto 3 volte e un pareggio, mentre invece arbitrò 2 volte la Pro Patria, una sconfitta e un pareggio. Tra l'altro il pareggio è proprio Pro Patria Siena, finì 1-1, quindi insomma è fatta. La Robo con lui ha sempre vinto praticamente, a parte ha vinto anche a Monza quest'anno, quando abbiamo l'unico rovescio stagionale, come c'è scritto qui, del Monza. Vabbè, comunque, io mi sentirei 2 parole del mister della Pro Patria di Avorcic dopo la partita vinta all'Under 23, Juventus Under 23, perché lui parla in questo brevissimo pezzetto del fatto dei giovani, perché la Pro Patria, a niente poco di meno, ha schierato tra i suoi titolari contro l'Under 23 della Juventus ben 5 quota, come si dice, insomma 5 giovanissimi. Sentiamo gli Avorcic, allenatore della Pro Patria. Penso che sia molto importante sottolinearlo questo, penso che sia un po' il termometro di qualità di lavoro di tutta la società e di questo gruppo di ragazzi, insomma oggi è questo, ecco, insomma penso che sia importante per quello che deve essere il futuro della Pro Patria, lavorare da questo punto di vista e migliorarsi cercando di dare esempio su come deve essere fatto calcio. Penso che noi siamo nel nostro piccolo un bel esempio. Abbiamo visto come lo stemma della Pro Patria porti le B, no? Quindi prima o poi magari non lo so. Vabbè, comunque è vero, la Pro Patria produce calcio, produce giovani, ha fatto esordire tra l'altro un frutto del vivaio. 339 15 20 060 se volete dire la vostra, così un po' all'ultimo momento. Nel frattempo direi, Filippo, di guardarci i quadri. Quindi guardiamo la classifica che è stata generata dalla scorsa giornata, classifica che poi alla fine è rimasta totalmente uguale a quella precedente, anzi paradossalmente la Robur ha mosso la classifica perché delle le squadre erano tutte pareggiate tranne il Renate, ha perso al Como e quindi abbiamo preso un punticino a Renate, e soprattutto la Carrarese che insomma appunto aveva pareggiato. Sì, però grande occasione persa. Grandissima, solita, grandissima, enorme occasione persa, perché insomma saremmo insieme a Renate e Carrarese, ma tanto ormai cosa vogliamo dire. E quindi Monza a 56 punti, Pontedera la segue a 41, Pontedera cosa dire ancora, insomma vinceva, meno male poi ha pareggiato, ma insomma vinceva anche domenica. Renate 39 insieme alla Carrarese, poi c'è la Robur Siena solitaria al 5° posto, seguita al Novara a 2 punti, dietro al Novara ci sono 2 squadre, Albino Leffa e Alessandria
un punto dietro, clamorosa la partita, quello poi vedremo, ma insomma, clamorosa la partita Alessandria Olbia, Alessandria vinceva 2-0, poi 3-1 e si è fatta rimontare al 95esimo. L'Olbia ha pareggiato 3-3, Alessandria, questo per dire anche di che campionato parliamo. Sì, assurdo, insomma, veramente. Come Arezzo a pari punti a 31, l'Arezzo ha vinto invece in casa bene con la Pergolettese, Pro Patria 30 punti, Pistoiese 29, poi seguono Juve e Lecco. La Juve a 28, Lecco a 25, Lecco ha fatto un gran salto, è normale perché nelle ultime 8 gare ha perso solo con il Pontedera, poi ha collezionato 4 pareggi e 3 vittorie, quindi insomma ha fatto... si è tirata fuori secondo me definitivamente dalle pastoie, perché insomma ha preso un bel margine. A Provercelli anche lei a 25, Pianese 22, la Pianese vinceva 2-0 anche questa, mamma mia, in casa, e è stata capace di farsi rimontare. Giornata delle rimonte. Giornata dei rimonti. Pergolettese 20 punti, Gozzano 19, Giana 17 e Olbia tristemente a 15 nonostante il pareggio. Insomma, vediamo anche il prossimo turno cosa ci riserva. Ci sono delle belle partite. Monza Lecco, questo è una specie di testa coda, non l'è più, perché Lecco abbiamo detto, insomma, fare attenzione fosse il Monza a questo Lecco. Due squadre in forma sono. Lecco mi ha veramente molto impressionato a Siena. Carrarese Giana, Alessandria Pianese, Olbia Renate, Pro Patria Robur Siena, Albino Leffe Arezzo, Pontedera Juventus Under 23, Pergolettese Novara, Como Pistoiese e Gozzano Provercelli. A vedere queste partite uno potrebbe dire, ecco una buona occasione per la Roma, una buona occasione per fare, una buona occasione per fare, vedremo cosa faremo se la Robur ci vorrà, come dire, regalare la nona vittoria fuori casa. Non sarà facile, la Pro Patria sono molto carichi, perché loro vengono da una settimana anche loro un po' particolare, sì, hanno perso il Monza ma figurando molto bene, hanno vinto con la Juventus Under 23 3-2, sì. Anche lì la Juve aveva pareggiato 2-2, insomma poi alla fine... Sì, anche la Pro Patria è assolutamente in forma, e questa anche a vederla così mi pare molto una giornata un po', non dico spartiacque, ma la classifica si può abbastanza muovere, vedremo i risultati ovviamente se ci sono di nuovo tutti i pareggi come nella scorsa giornata, però secondo me può uscire qualcosa di interessante. E vedere anche se la Juve Under 23 ha voglia di sgambettare la seconda, perché insomma la Juve Under 23 se continua così, non dico ma nei play-out, a parte tanto non può retrocedere, ma insomma però... se vuole fare la fastidiosa, questo è il momento, è il momento di farlo. Se la Pergolettese ha voglia di dare un senso al suo campionato, lo stesso. Se la Pianese vuole tirarsi fuori dalle pastoie della retrocessione, non ha che da vincere l'Alessandria. Insomma, è molto semplice alla fine. Carrarese Giana, onestamente, mi sembra una partita abbastanza segnata, anche Olbia Renate neanche, ma... per bufare. Sì, va bene, le bufate le facciamo a Renate, alla Carrarese, all'Alessandria, all'Arezzo sì, per spirito campanilisti perché è lontano in classifica, e al Novara, e noi facciamo le nostre gufate. Che si deve fare? Ormai, siamo a gufare e siamo anche alla fine della nostra trasmissione, il nostro appuntamento, quindi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, telespettatori e radioascoltatori che ci hanno seguito in questa puntata di Piazza Robo. Io ringrazio Filippo Meattini di essere stato con me, e no, dormite stanotte perché tanto la Robo non prende nessuno e non ci sarà nessuna novità, potete stare tranquilli. Bene, grazie, alla prossima.